a presentare oggi un'estensione di Chrome molto, ma molto interessante che si chiama Tab Resize, che è proprio adatta per lavorare con Google Meet. Infatti permette di organizzare lo schermo per le lezioni con Google Meet e di vedere mentre presentiamo lo schermo, l'ambiente Meet, e di tenere quindi la classe virtuale sotto controllo. È molto quindi facile anche da utilizzare. Andiamo a fare una ricerca di Tab Resize con il nostro browser Chrome, scriviamo Tab Resize e clicchiamo sul primo risultato che otteniamo, Tab Resize Split Screen Layout, facciamo aggiungi, ok, aggiungi estensione, mi aggiunge l'estensione che ho cura di spostare in una posizione strategica qui perché poi mi sarà maggiormente funzionale durante quindi la navigazione nella classe virtuale. Attivo questo tab Resize, che tra l'altro è un'applicazione che risponde ai criteri della sicurezza che è stata testata per quanto non sia originaria di Chrome. Ebbene, clicco su la prima casella, poi qui mi porta tutti i comandi da tastiera per accedere alle funzionalità dell'applicazione. Let's go. E qui mi si apre proprio la finestra delle opzioni. Ho un'opzione 2x2, 2x1 e 1x2 e 1x1, ossia da un lato ho la visualizzazione di Meet dall'altro del browser dei documenti nella prima 2x2. Quella 2x1 mi dà due finestre orizzontali, quella di Meet e quella del browser. Quella 1x2, che forse la più funzionale, mi dà la finestra di Meet e quella del browser. Se comunque clicco su single tab, ho la possibilità di avere a disposizione visualizzazione anche del desktop. Ho scelto single tab per mostrarvi che è molto funzionale quando decido di, ad esempio, condividere non il browser, ma voglio condividere un documento che è sul desktop da mostrare alla classe e per quindi far lezione o mostrare, non so, degli esercizi che gli studenti devono fare o per attuare una correzione dei compiti e per condividere, insomma, in generale documenti. È molto utile questa opzione. Dicevo che, come vedete, ho sotto controllo tutta la classe virtuale e questo mi consente anche di reagire meglio agli stimoli che mi vengono dagli studenti e quindi seguire di più quanto avviene dentro Meet. Naturalmente posso ricliccare sulla questa l'icona dell'estensione e a ritornare ad altre visualizzazioni. Ok, ecco, questa volta ho la finestra, mi riporta la finestra come vedete, del browser. Bene, vi saluto. Buonasera.